ci siamo, sta per cominciare un'altra avventura qui a Landolina, a Misilmeri, una manifestazione il 16, il 17 e il 18 di maggio che parlerà di legalità. Legalità e buone pratiche, un antidoto contro la mafia o le mafie se vogliamo, e questo è un punto di riferimento per Misilmeri grazie all'impegno di questa scuola, del preside, il dottor Croce, il professor Croce, che comunque sta valorizzando un'iniziativa che ormai coinvolge tutta la Sicilia. Quest'anno, come gli altri anni, tutto ciò è fattibile solo grazie al grande impegno di tutto il personale ATA, PIP, LSU, e tutti i lavoratori che insistono nella scuola, e ovviamente non dimentichiamo in primis i docenti e tutto il personale ATA in generale, ma veramente i bambini e i nostri genitori che stanno dando l'anima per questa manifestazione. Ci credono profondamente e devo dire stiamo creando i presupposti perché quest'anno possa essere nuovamente un successo, lo speriamo fermamente. Degli aranci, tra Cinisi e Palermo, parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Non ci dobbiamo ribellare. Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100
personale che ha lavorato in maniera quasi, mi permetto di dire, indecente, nel senso che ha lavorato troppo. Però noi abbiamo 3 giorni di tempo per consultarci e per dare testimonianza di... L'Istituto Comprensivo di Belmonte Mezzagno in questi giorni è in fibrillazione per un'attività che stiamo organizzando, guardando un poco anche l'esperienza della scuola Landolina di Misilmeri, concentrandoci un poco sulla nostra sicilianità e sulla legalità, sul rispetto delle regole necessarie per poter vivere in una, diciamo, in una situazione civile. I nostri laboratori hanno un duplice aspetto: sono laboratori creati dai nostri docenti e laboratori che sono stati attivati dai genitori, quindi c'è un gemellaggio e una compartecipazione con le famiglie per un unico obiettivo, quello di portare i nostri ragazzi a condividere le regole importanti in una società civile che sono necessarie perché tutta la società possa progredire. I nostri laboratori vanno dal teatro alla gastronomia siciliana, al fast food siciliano, ci sono laboratori didattici, laboratori anche che portano a mostre di artisti del nostro territorio, il dottore La Barbera, fotografo, o il profeta Gaetano, un pittore che poi ci delizierà delle sue tele sulla Sicilia. Noi siamo per una Sicilia dal volto sorridente, una Sicilia che è completamente diversa da quella che molto spesso viene propinata dai telegiornali, la Sicilia degli uomini onesti. La mia classe ha realizzato un murales riguardante la legalità. Quindi in questo momento appunto della nostra Sicilia, il nostro Palermo, che ha subito questo grave, diciamo, lutto. Quindi cerchiamo di ricordarci questo momento con i ragazzi, insomma, li abbiamo aiutati e guidati appunto e si sono, diciamo, prestati a questo tipo di lavoro, e quindi stiamo organizzando appieno questo murales. Un attimo ai nostri amici che guardano che cosa stiamo preparando per questo giorno 14 maggio, quali sono alcuni dei laboratori, alcune delle esperienze che stiamo costruendo. Tu chi sei? Ambra. Allora, il 14 maggio terremo qua una manifestazione dedicata alla Sicilia, dove potremmo trovare dei laboratori dove saranno realizzati delle opere siciliane, oppure ci saranno anche dei ritratti di degli autori appunto sempre siciliani. E sarà una giornata dedicata appunto alla Sicilia, dove ci saranno cose tipiche siciliane, dove ci saranno prodotti e cose così. Thank you.
ai ragazzi che qui respirano a pieni polmoni un'aria bella, perché qui viene consegnata la gioia di vivere, perché di far sì che la vostra vita possa essere realmente un segno di bene. Noi siamo qui per voi e poi credo che ci siete anche i genitori, per cui grandi istituzioni come la scuola, la famiglia e le istituzioni che sono qui rappresentate, che saluto con cordialità, con grande stima. E sono venuto però con semplicità, con umiltà, perché anch'io voglio godere delle parole belle che oggi, come esempio, vengono poste in questa scuola. Perché qui abbiamo l'opportunità di avere innanzi esempi meravigliosi. Così ricordare la nostra amica, nonché grande lavoratrice. Signori, passiamo dall'altra parte, grazie. Penso che sia oggi più che mai opportuno richiamare le vere nostre radici. Faccio ben dressante sta canzone, la canto solo a te, coccio d'amore. Sostituisco il sindaco, ma lo faccio anche la persona che ha conosciuto personalmente la maestra Oliveri. E la frase è molto bella, scusate l'emozione, ma il ricordo del tuo sorriso ispira le nostre scelte, le scelte di tanti di noi che l'hanno conosciuta, che sono cresciuti con lei. Io sono stato 5 anni seguito da lei durante il periodo delle scuole elementari e devo dire che oggi ricordare Ina, come la chiamavamo tutti, è per me un momento che mi rattrista tanto, ma che sicuramente mi rende felice, perché resta impressa nel nostro territorio e resta impresso l'impegno che lei ha messo per questo territorio nell'educare tantissimi ragazzi.
realizzato una bellissima opera d'arte che rimarrà in eterno in questa scuola. Emozioni di un'opera d'arte che sicuramente ci fa riflettere. Certo, avevamo pensato di fare qualche cosa sul legno, che fosse qualche cosa che ricordasse questa, per intanto la bambina, Amal Hussein, che è morta di stenti. Però questo rappresenta un po' tutte le bambine e i bambini del mondo che non vanno dimenticati. Difatti nel dipinto si vede che è anonima, proprio per ricordarle tutte. Ed è nata così l'idea dell'Aquilone, di Amal, con dipinti segni della pace. E niente, sono veramente onorato di avere contribuito alla manifestazione. Bella esperienza, voi che siete diversamente giovani, ma lo siete ancora giovani, avete presentato un bel progetto, ce lo puoi illustrare? Sì, allora praticamente abbiamo un po' rispolverato le nostre tradizioni, perché in ogni occasione, prima non c'era tutto quello che c'è oggi, quindi ogni occasione di festa si faceva qualcosa di particolare, principalmente cose da mangiare, perché come si sa si riunisce tutto a tavola e quindi a Natale facciamo la sagra del buccellato, che è una bellissima tradizione che praticamente abbiamo riproposto il vecchio, cioè l'antica abitudine di quando i ragazzi si erano fidanzati e si faceva il cuore, l'aquila, un cannisso lo veniva definito, e quindi abbiamo riproposto dopo un po' di anni fa questo e lo rifacciamo ogni anno. Poi a Carnevale facciamo i Gudred, perché è anche questo una cosa. Praticamente abbiamo cercato di rispolverare e far riconoscere ai giovani le nostre vecchie tradizioni, anche se sono culinarie oppure di altro genere, comunque facciamo del nostro meglio. Mimma, siete in mezzo ai giovani, voi siete diversamente giovani, allora mi devi dire la verità, in questi giorni la vostra età media si è dimezzata o no? Non lo so, io ne vedo di più persone più grandi, no, prima c'erano solo i giovani qua a scuola, adesso ci sono pure i nonni, che con la scusa dei nipoti, insomma, sono riuscite a uscire da casa. Noi per esempio noi facciamo ginnastica dolce per gli anziani, certamente non possiamo fare altro, facciamo il ballo, facciamo cucito, insomma cerchiamo di stare insieme per non annoiarci. Una bella realizzazione, la Sicilia è meravigliosa, ti è toccata la provincia di Messina, quindi sì, Taormina. Sì, ci è stata assegnata Taormina e questi lavori sono stati realizzati dalle classi terza e quarta e quinta del presso Rocco Chinnici, una collaborazione intensa di tutto il team degli insegnanti più i genitori e molto valore ai rappresentanti di classe, insomma un lavoro di equipe molto sentito. I bambini, dove hanno potuto, anche loro hanno collaborato nel dipingere, un bel lavoro, è stato molto costruttivo, anche noi insegnanti ci siamo sentiti molto unite nella realizzazione e quindi un momento veramente molto bello e significativo.